It's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here. It's my arms. Words are very unnecessary. They can only do. Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati col vostro Paolo Inter. Buon lunedì, buon inizio settimana. Allora, ci rivediamo per un video di considerazioni personali. Volevo fare appunto, ho deciso appunto di fare questo video pur non avendo notizie, diciamo, novità, pur non avendo novità dal mercato, dal nostro mercato. Dopo dopo la sontuosa prestazione di ieri, di cui ne abbiamo parlato direi in maniera abbastanza esaustiva, abbastanza esauriente, un'altra ottima prestazione dei nostri ragazzi, sempre grazie comunque alla mentalità appunto che comunque sta riuscendo a trasmettere il fuori classe che abbiamo in panchina, perché indiscutibilmente in questo momento il vero fuori classe che abbiamo è l'allenatore, perché Conte sta facendo vedere, sta appunto trasmettendo, sta inculcando appunto la sua mentalità da vincente, la sua mentalità da offensivista, da allenatore che con la garra, con la cazzimma, diciamo, con un allenatore che comunque ha le idee chiare, che è molto pragmatico, molto pratico, un allenatore, diciamo, che vuole vedere sudare proprio la maglia in campo, vuole vedere i risultati da ogni singolo calciatore e pretende appunto il massimo impegno. Quindi stiamo vedendo proprio i risultati proprio in queste partite, come nell'ultima, come quella di ieri sera, di ieri pomeriggio, scusate, un Inter che pur imbottita di seconde linee, pur anche in un secondo tempo, diciamo, dove la squadra poi c'è stato un largo turnover, sono entrati molti giovani Pirola, sono entrati anche giocatori in partenza, eccetera, eccetera, che sembravano, con Spalletti, sembravano dei mezzi cadaveri. Malgrado ciò, appunto, magari cambiando molto, si è visto comunque una squadra che fino al 90° voleva vincere la partita, aveva quel carattere, quella grinta in campo, quell'aggressività che ha messo spesse volte in difficoltà gli inglesi. Inglesi che erano tra l'altro molto più avanti con la preparazione di noi, tra poco inizieranno il loro campionato, perché mi pare che tra una decina di giorni inizierà la Premier, quindi comunque una squadra ormai, diciamo, a livello di preparazione molto più avanti, e noi sicuramente molto più indietro. Però la mano di Antonio Conte si è vista anche ieri pomeriggio. Ecco, chiudendo il discorso partita, di cui appunto vi dicevo sono rimasto molto soddisfatto, parliamo appunto della situazione del mercato. La situazione del mercato che è in stallo, come vi dicevo appunto negli ultimi video. A questo punto Conte, è vero che un fuori classe ti fa giocare bene le squadre, si sapeva anche questa cosa qui. Però Conte va accontentato, Suning deve accontentare Conte, deve tirare fuori la cosiddetta grana, perché a questo punto bisogna comprare questi benedetti top players, bisogna comprarli, devono arrivare. In questo momento siamo una squadra non competitiva, se vogliamo ambire a un campionato di vertice e a vincere qualcosa di importante, quindi non siamo abbastanza competitivi. Abbiamo un attacco composto da un Lautaro Martinez e da un che sarebbe affiancato comunque da un giovane, quindi comunque non abbiamo poco peso offensivo davanti, abbiamo bisogno di almeno due attaccanti di peso e
a mio parere anche di un centrocampista. E quindi bisogna assolutamente intervenire sul mercato, i tempi stringono, l'8 agosto, come sapete, si concluderà il mercato inglese, il calcio mercato inglese, quindi se si vuole arrivare al calciatore belga bisogna farlo in tempi stretti, bisogna farlo almeno entro questa settimana, bisogna tirare fuori chiaramente questi 85 milioni perché da quello che si è capito, sicuramente il Manchester vuole i cash, vuole i soldi, quindi non vuole scambi, non vuole comunque. Quindi bisogna assolutamente intervenire sul mercato. Quindi Suni deve accontentare l'allenatore, perché finora con i ragazzi ha fatto miracoli, però non possiamo comunque, ripeto, non siamo comunque una squadra competitiva. Ci vogliamo mirare a certi obiettivi. E quindi cosa possiamo dire? Noi siamo in attesa, ecco, c'è una notizia confortante di stamattina che farebbe capire, lascerebbe intendere che la Juve è fuori causa perché comunque Dybala faceva stamattina le visite mediche per la Juventus e quindi rimane alla Juve momentaneamente perché non ha accettato la proposta della. Non ha accettato il passaggio al Manchester United perché non sarebbe stato convinto appunto di andare in Inghilterra, quindi a questo punto potremmo avere anche campo libero in questo senso, ecco, quindi potrebbe essere anche l'occasione per arrivare veramente al Belga. Chiaramente la sostanza non cambia, bisogna sempre tirare fuori comunque quella cifra lì, quindi se ci sarà veramente un rilancio. E auspichiamoci, ci sarà un rilancio di 85 milioni, come appunto diceva quella notizia, diciamo, che poi si è rivelata poi un bluff, quella di ieri, allora magari ci saranno delle buone possibilità. In caso contrario, penso che non se ne faccia niente, ecco. E allora bisognerà, ecco, in quel caso lì, bisognerà comunque buttarsi a capofitto su qualche altro attaccante perché comunque la necessità comunque di comprare almeno un attaccante, perlomeno almeno un attaccante e un centrocampista, secondo me, sono priorità, ecco, sono priorità se vogliamo veramente essere un Inter che può mettere, diciamo, può dire la sua, ecco, questa stagione appunto che verrà. Noi siamo in attesa, Dzeko sembrava ormai imminente la sua ufficialità, sembrava ormai in dirittura d'arrivo, Dzeko ancora, sì, c'è il sì del calciatore, ma forse probabilmente ci sono ancora degli ostacoli, forse anche per il discorso che la Roma pretende i 20 milioni, mentre l'Inter è ancorata ancora ai 15 milioni. Per il calciatore, veramente si capisce poco, anche la faccenda Dzeko, staremo a vedere, speriamo che arrivi più presto, sembrava anzi forse l'arrivo più, forse era quello che sembrava più facile, nel senso più prevedibile l'arrivo di Dzeko, invece anche quella lì è quella situazione ferma. Niente, quindi mercato fermo, noi siamo in attesa, però assolutamente bisogna darsi una mossa perché qui non, i giorni passano, il 24 meno di un mese inizia il campionato, quindi non possiamo ridurci, arrivare al campionato con questa formazione, con questi giocatori. Bravissimi i vari ragazzi della cantera, gli Esposito, il Giungo, per l'amor di Dio, bravissimi, complimenti, sono ragazzi veramente talentuosi, sono degli enfants prodiges, sono dei ragazzi che veramente si meriterebbero anche, secondo me, palcoscenici di Serie A, magari non in squadre di vertice, però comunque di squadre di metà classifica sicuramente. Però sì, non sei abbastanza competitivo, anche perché se devi,
se devi contrastare le corazzate tipo Juventus o Napoli, squadre più, diciamo, più attrezzate, non sei abbastanza, non sei a quel livello. Quindi bisogna assolutamente appunto intervenire sul mercato. Niente ragazzi, io mi auguro che si muova qualcosa nei prossimi giorni. Io comunque vi terrò sempre informati con nuove notizie, con nuove, se ci sono vi aggiornerò appunto se ci sono delle novità in casa Inter. Io vi auguro a tutti una buona giornata, un buon pranzo, un bacione a tutti. Dal vostro Paolo Inter, e come sempre vi saluto con la mia solita frase: amala sempre e comunque. Un bacione a tutti, alla prossima, e mi raccomando, seguitemi e iscrivetevi se non avete ancora fatto il mio canale. Un bacione ragazzi a tutti e sempre forza Inter. Ciao!